ciao a tutti ragazzi, sto uscendo ora di casa, oggi video particolare perché oggi è Lukaku Day. Infatti Lukaku mezz'ora fa all'incirca è atterrato a Milano, è atterrato a Linate, oggi giornate di visite e noi, cioè io con alcuni miei amici, stiamo appunto andando al CONI per cercare di beccarlo prima delle visite mediche. Il programma di oggi ve lo lascio qua a sinistra, è questo qua, ore 10:30 dovrebbe essere l'Humanitas e per l'ora di pranzo dovrebbe arrivare il CONI, ma non dimentichiamoci che oggi c'è anche Aslani, per questo stiamo andando molto presto oggi. Ci vediamo al CONI. Romelu Lukaku, Tiro Santa Rosso Nero, Tiro Santa Rosso Nero, Tiro Santa Rosso Nero, Romelu Lukaku, Romelu Lukaku, Romelu Lukaku, Romelu Lukaku, Romelu Lukaku. Allora ragazzi, sono tornato a casa ora. Ero dalle 9:30 al CONI. Lukaku è arrivato all'1:30, siamo stati ad aspettare 4:30, ragazzi. 4:30 sotto il sole, non avete idea, perché c'è stata una confusione con gli orari e poi io con i miei amici eravamo la prima volta che andavamo a vedere delle visite mediche, ma poi non erano visite mediche normali perché erano quelle di Romelu Lukaku e sapete che attesa c'era per sto ritorno, perciò c'è stato un casino di gente e non accade spesso che ci sia tutta questa gente come avete visto per delle visite mediche. Quando è arrivato 1:30, dalle immagini che avete visto prima nel video, abbiamo assalito la macchina, un bordello. Poi siamo stati ancora ad aspettare perché Lukaku doveva iniziare le visite mediche, abbiamo aspettato là nella piazzetta che venisse fuori a salutarci, ci ha salutato, è andato via con la macchina sempre scortato dalla polizia per andare a firmare in sede e addirittura gente l'ha inseguito in motorino, ha iniziato a correre dietro la macchina, ha iniziato a prendere le macchine ad andargli dietro. E nulla, in tutto ciò è stato tutto bello, divertente, stancante. In tutto ciò però Aslani non l'abbiamo visto, non sappiamo dove era, perché anche perché noi abbiamo visto andare via la macchina di Lukaku, poi abbiamo visto una calca davanti all'ingresso del CONI, perché mi hanno detto che poi alla fine è uscito Aslani, ma io dalle 9:30 che ero lì, ero praticamente 7 ore che ero lì, ragazzi, me ne volevo tornare qua a casa. Quindi non l'abbiamo proprio beccato, non si è riusciti a fare nessun filmato, nessun video, cioè non sono riuscito a fare nessun filmato, nessun video, questo mi spiace, però penso che la cosa più importante è che i contenuti di Lukaku ve li ho portati, ecco. Foto, autografi erano impossibili, in queste occasioni ragazzi sono impossibili da ricevere e nulla. Poi tra l'altro è arrivato anche Esposito a fare le visite mediche per trasferirsi all'Undercard, da quanto ho capito. Infatti mi è passato davanti prima di entrare al CONI e nulla, è stata una bella giornata ragazzi. Adesso vi chiedo una cortesia, non iniziate a scrivere non a tifosi interisti, non avete umiltà, un anno fa vi ha tradito, ragazzi io sono dell'idea che bisogna voltare pagina. Lukaku ha sbagliato, ci sono stato uno dei primi a rimanerci male, uno dei primi anche che l'aveva insultato l'anno scorso quando se n'è andato, non lo metto in dubbio, però sono stato anche uno dei primi che l'ha sempre sostenuto, l'ha sempre incitato, ho comprato due maglie, ho comprato il polsino. Quindi vedete un po' voi, ho sempre nutrito un affetto particolare per questo giocatore, per come si è comportato quest'estate, non la scorsa, per come si è comportato, per il fatto che ha voluto tornare a tutti i costi, per me, io l'ho già detto, 70% è perdonato. Per vedere questo entusiasmo oggi degli interisti in sé, mi sono lasciato un po' andare anch'io, ci siamo fatti trascinare un po' tutti, ecco. Anche perché non è stato un giocatore normale per l'Inter, è stato uno dei più forti, ha guadagnato il record di Ronaldo il fenomeno, perciò penso che non si poteva far finta di niente, ecco. Quindi ci siamo fatti lasciare un po' tutti la mano e abbiamo anche fatto
casino più del dovuto, ecco. Comunque spero che il contenuto vi sia piaciuto, ragazzi. Vi invito come sempre ad andare anche a seguirmi sotto nei link in descrizione su TikTok e Instagram. Ora mi vado a riposare perché sono davvero stremato, però lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere soprattutto se volete ancora questa tipologia di contenuti. Ciao a tutti ragazzi, sempre forza Inter. Bentornato Romelu Lukaku.